per il mio 16° compleanno, mio padre mi regalò una console, la cara e vecchia PlayStation. È un regalo bizzarro da fare ad un 16enne, ma io e lui sapevamo benissimo il motivo di questo regalo. Qualche anno prima, quando ero ancora un infante, mi regalarono questa console, ma dopo poche settimane di continuo gioco si ruppe. Avevo fatto il record di velocità e i miei genitori erano un po' arrabbiati, perché a quel tempo, con la crisi, avere quella console era davvero un pregio. Certo, non un pregio per il portafoglio, ma la PlayStation. La prima versione è secondo me la migliore, ed è lì infatti che è nascuto, con una grafica da paura in quei tempi. L'indomani andai ad un supermercato in cerca di un videogioco, ma fui sfortunato. La PSX era talmente passata che ormai in vendita eri già fortunato se trovavi un gioco per PlayStation 2. Cercai a lungo, ma la fortuna non mi assisteva. Per niente. Dunque andai via, un po' triste, perché avevo moltissima voglia di rigiocare con quella carissima macchinetta e magari giocare nostalgicamente a Crash Bandicoot, la prima versione. Il mio gioco preferito ancora oggi. Poi però accadde l'inaspettato. In un mercatino dell'usato vendevano ancora giochi vecchi, come SNES, Game Boy, Nintendo 64 e PlayStation. Quanto non vorrei aver avuto scoprirlo, ma quel giorno comprai a prezzo imbattibile il gioco di cui parlai poco fa, Crash Bandicoot. Era mio, purtroppo. Infatti è passato molto tempo da quel terribile caso. Forse avevo una versione hackerata da qualche pazzoide, ma comunque il gioco non era normale, o perlomeno non lo ricordavo affatto così. Ma ora vi racconto passo dopo passo ciò che mi è capitato. Una volta collegati tutti i fili della bellissima console grigia, ci misi dentro il disco di Crash Bandicoot. Non era un CD originale, era solo un comune dischetto cromato, con scritto sopra il nome del gioco, in pennarello indelebile, anche se era un po' sbafato. Ma non me ne importò più di tanto, avevo tanta voglia di rigiocare a quel gioco, in memoria degli anni passati, a divertirmi coi Bandicoot tutto ribambito. Dunque la schermata iniziale partì. Crash Bandicoot. Apparve questa scritta in alto, con le scritte New Game e le altre opzioni. Si vedeva stranamente tutto in bianco e nero, infatti tutti i fili erano ben collegati e la mia TV era nuovissima. Era una vera seccatura, ma vabbè, erano solo piccoli dettagli secondo me. Forse era il gioco, essendo vecchio e non originale. Comunque, anche se erano passati vari anni dall'ultima giocata, ricordavo benissimo che l'amichetto rosso doveva arrivare sbattendo la faccia nella telecamera, ma non arrivò. Era ancora tutto in bianco e nero, c'era il titolo e le opzioni, ma Crash non voleva proprio arrivare. Sapevo che se aspettavo un po' di tempo nel titolo senza far niente, sarebbe dovuto partire il filmato iniziale. Passarono 5 minuti e dell'ombra di Crash e del filmino non volevano proprio venire. Dunque feci partire il gioco, molto scocciato. Poi accadde l'inaspettato. Il gioco era già partito ad un livello molto distante dal primo. Nella schermata di caricamento livello infatti c'era scritto Flambing in the Dark. Cosa? Già questo livello? Pazzesco, non penso sia un bug. E terribile coincidenza, ora lo schermo era a colori. Dunque il livello partì normalmente. Crash nel castello di Cortex, in un livello al buio, in cui dovevi servirti della luce della maschera del tuo amichetto di legno, Aku Aku. Dunque feci ciò che dovevo fare, andai avanti quel livello, anche se ero basito. Sapevo che era una versione scadente, ma questi non erano bug, o perlomeno erano troppi. Comunque nel corridoio di pietra, buio, pieno di ornamenti, quadri, scudi e tappeti, balzai sulle piattaforme volanti mentre miravi i quadri. C'erano sempre lo sbruffone di Cortex, fino a quando un quadro diverso, stranamente. Ma la cosa che mi incuriosiva di più era il contenuto. C'era qualcuno o qualcosa impiccato. Era Crash. La Naughty Dog non avrebbe mai potuto inserire nel gioco una robaccia simile, è disgustoso. Colui che me l'ha venduto era un truffatore, o perlomeno quello che ce l'aveva prima al gioco. Era un uomo crudele che aveva modificato il gioco. Andai avanti, i quadri si facevano sempre più agghiaccianti. Ora non c'era più Crash, ma donne e uomini squartati, lacerati, massacrati, decapitati. Avevo 16 anni, ma devo ammettere che ero un po' impaurito, ma anche arrabbiato. Se l'avessi avuto un bambino piccolo, questo gioco gli avrebbe fatto un bruttissimo effetto. Comunque, stranamente non c'erano più maschere di Aku Aku, equivale a zero luce. Cosa potevo fare? Andare nel buio come un ambulante? E se fossi caduto? Ben presto vidi qualcosa laggiù, poco più avanti nel gioco. Una lucina. Piccola. Mi avvicinai e si spense. Sentì solo una voce sommessa. Il gioco si resettò automaticamente. Cos'era stato? Qualcuno aveva parlato nel gioco, dicendo quella piccola parola, che non riconoscevo.
non l'attribuivo a nessuno degli attori che faceva le voci dei personaggi. Ero vitrificato. Qualcuno che si è divertito a modificare il gioco mi sta lentamente rovinando l'infanzia e mi sta seriamente facendo impaurire. Ma quando il gioco partì, vidi Crash che arrivava. Sperai che mi venisse a salutare, sbattendo quel visetto sulla telecamera. Tempo fa mi faceva molto ridere, ma appena arrivò davanti alla mia visuale, mi resi conto che non c'era niente da ridere. Crash aveva un volto triste, e non faceva altro che fissarmi nei suoi occhi vuoti. Mise immediatamente load game. Il mio salvataggio non c'era più, c'era una F al suo posto. Che diavoleria era mai questa? Avviai rapidamente i file di salvataggio, ansioso di scoprire cosa avrei avuto stavolta. Il gioco mi catapultò immediatamente nel livello della prima isola, col fiume, Upstream. Era uno dei miei livelli preferiti, che quel bastardo aveva modificato anch'esso. Se il livello scuro di prima c'era la musica, qui invece era più strana. So che cambia livello dopo livello, ma la canzone di Upstream la ricordo benissimo, e non era affatto in quel modo. Ben presto scoprì che era riprodotta al contrario. Ero terrorizzato. Anche il livello doveva essere fatto al contrario, e le piante carnivore non volevano farmi niente. Nemmeno i piranha. Se andavo in acqua, venivo velocemente teletrasportato nel punto in cui ero prima. Sembrava quasi che il gioco non volesse farmi morire. Dunque andai avanti. L'acqua iniziò a diventare pian piano rossa, si riferiva sicuramente a sangue, ma questo non mi sorprese più di tanto ormai. Arrivato a metà, vidi solo organi. Cuori, polmoni, fegato, cervello, ma soprattutto tanto sangue gocciolante. Immediatamente, Crash morì. Avevo 99 vite, ma quando Crash morì istantaneamente, mi ritrovai subito a zero. Venne Cortex, che doveva ridere di me, come al solito, quando qualcuno perde. Ma non lo fece, venne solo per spaventarmi. Era ricoperto di sangue, non aveva gli occhi, solo un nero intenso. Apparve una scritta. You die. Ok, questo mi aveva seriamente colpito. Un terribile gelo mi attraversò la schiena, arrivando alla nuca, fino a farmi rizzare i capelli. Riavviai il gioco. Crash venne più triste di prima, e come al solito, alla schermata iniziale non c'era nessuna musica. Misi load game. Era apparso il salvataggio, Lo caricai. Il gioco stavolta mi portò a Insanity Beach, il primo livello della prima isola. Andai avanti dunque. Notai che Crash non aveva né scarpe né piedi, era come se levitasse nell'aria. Comunque alla fine del tragitto sabbioso c'era una figura. Non potevo crederci. Era il nuovo Crash, quello dei titani. Ricordavo che la Naughty Dog aveva passato il progetto di Crash alla Sierra, infatti aveva creato questo nuovo Crash. I due si guardarono soli in faccia. Quello dei mutanti era bello sorridente, ma il mio personaggio era assai triste, non aveva la pupilla. Il gioco crashò e si spense tutto. Amareggiato lo riaccesi, volevo sapere cosa cercava di dirmi quello che aveva creato il gioco. C'era sicuramente un messaggio. Alla schermata del titolo non c'era la musica ovviamente, bianco e nero. E Crash venne dopo due lunghissimi minuti. Zoppicava. Era lento. Aveva il viso sfregiato, ricoperto di sangue. Stava piangendo. Caricai la partita deglutendo rumorosamente. Un nuovo salvataggio. N. Lo aprì e mi ritrovai contro Koala Kong. Non eravamo in una miniera, ma in una vera e propria arena. Il cielo era rosso e come sfondo si potevano vedere dei cadaveri. Una volta averlo battuto, il gioco lampeggiò, mi fece tornare immediatamente al titolo. Crash era disteso a terra, sulla sabbia. Era morto. Cacciai una lacrima e vidi i salvataggi. Il nuovo file. K. Era sicuramente un messaggio. Ci pensai su una decina di minuti, senza caricare il salvataggio. All'inizio c'era la F, che apparteneva a Plumbing in the Dark. Poi c'era la U, di Upstream. La N di Insanity Beach e infine la K di Koala Kong. Insieme formavano la parola Funk, paura, panico. Ma non era l'unico messaggio. Perché Crash era morto e quello nuovo è vivo e vegeto? Aprì il K, schermata nera, un filmino. C'era il nuovo Crash, tatuato, che strappava gli occhi a quello vecchio. Lo massacrava. Scene di sangue, solo scene di sangue continuo. Penso di aver capito la morale. La Sierra ha sostituito il vecchio Crash con uno nuovo, insieme agli altri personaggi. La Sierra è rovinata. Questo è il messaggio del matto, che ora non considero più così. Secondo me, lentamente, il vecchio Bandicoot se ne sta andando e uno nuovo lo sta rimpiazzando. Vorrei sapere l'indirizzo di quel matto, stringergli la mano e congratularmi con lui. Forse aveva ragione.